grandi fesserie. Anni fa, quando ero giovane, io se diceva per essere più veloci ad avanzare. Noi stavamo zitti, diciamo, os, duro, sarà. Sono ancora d'accordo, Semicerchio, sono arrivato dopo però. Quindi, qualcun altro, Ju-Jitsu, STILE, Maestro, conosco, adesso è morto adesso. L'intelligenza. Sapete cosa? Noi passi facciamo dritti. Al momento ero giovane, ho pensato alla forza ragione. Quella bufalata di arrivare più veloce era una bufalata. Forse ha ragione lui. Dopo ho scoperto che non ha ragione. Cosa fa sto benedetto passo? Fa Semicerchio. Mettendo in moto un momento circolare. Aumenta la forza del braccio. Vediamo se è vero. È portato un po', io vado dritto, senza usare tanta forza, perché se uso forza riesco comunque a dare una pacca, perché voglio sempre usare poca forza per vedere se funziona. E invece non funziona dritto. Uso la stessa forza e ci metto questo. Aspetta che lo misuriamo, l'abbiamo misurato, 30%. Perché? Ovviamente non c'è medico, fisiologo che gli interessi dare il suo tempo a studiare, non c'è biomeccanico, la figura del biomeccanico, non credo. Chi gliene frega niente? Si possono azzardare delle ipotesi, misurare ancora presto, ci arriveremo, poi intanto arrivano dei programmi su Discovery, cioè, che mettono i sensori. E alla fine vale tutto, vale tutto, perché dicono numeri a caso, con un calcio centrale da 1000 kg, che noi guardiamo, non esiste, lo garantisco, però funziona. Allora, se riuscite a fare uguale senza fare il secondo più forte, provate un attimo a fare un passo dritto e dare una pacchettina, e poi provate a fare un bel semicerchio e dare la stessa pacchettina, e accorgerete che non è la stessa.